Un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino della Gazzetta dell'Irpinia e dalle colonne portanti del gruppo musicale Buonasera a Ipariamo. tutti. Come va? Tutto bene. Bene, bene. Anzi, meglio. Perfetto. Allora, lui è Salla e tu sei Angelo. Perfetto. Era ovvio iniziare così. Allora, tu ci tieni da fare delle domande? Sì, No, sì, mica sì, siamo qua per le No, domande. eh? No, No. per salutare lui, per Sì, stare solo per bene. Ah, salutare, ok. Grazie. Allora, ragazzi, iniziamo questa chiacchierata dal 2007, anno di fondazione del gruppo Del gruppo, musicale. sì, del gruppo. Ecco, come e dove nasce? Rispondo io? Vai tu, Ok, vai. rispondo io. Allora, A te la parola. io ebbi la fortuna che nel 2007, 2006-2007, 2007, 2007, data storica. di conoscere il grande artista, insomma, la quale compositore, arrangiatore, insomma, io seppi questa cosa, insomma, e diciamo che lo annunciai a tramite una situazione teatrale che abbiamo fatto nel mio paese, a Cicciano, che era una rappresentazione alla festa di Piedigrotta Una di rappresentazione teatrale alla Viviani, festa di Piedigrotta, sì. di Roberto Di Simone, sì, insomma tutto quanto. E questa cosa, insomma, mi chiesero aiuto e questa cosa io interpellai subito il maestro Sal. No, Grazie il maestro. è così, è vero. Insomma, e io feci questa cosa, lo portai là dentro e poi alla fine, insomma, per non portarla lì lunga, insomma, lui mi disse: Madonna, dice Angelo, ma tu che voce che hai? Insomma, disse: Ma quando mai? Io sono diciamo un cantantucolo, insomma, mi diletto, mi piace per passione, insomma, faccio delle cose, insomma, così. E, insomma, lui disse: Ma io pure tu hai una bella voce, sai, quando si ci conosce, insomma, si arriva Certo. subito, insomma, a farsi dei complimenti, delle Sì. situazioni. E disse: Guarda, io però già faccio una cosa perché io sono nato un po' con la costeggia napoletana e diciamo lo invitai, dice, se proprio tu vuoi fare un qualcosa, insomma, vuoi fare un qualcosa, anzi lui già, insomma, faceva un percorso abbastanza, che io ero un suo fan, pensa, Io ero un suo fan. sì, e insomma ci fandevamo addio a vicenda, insomma, Però nessuno forse aveva il il coraggio. coraggio, insomma. Poi, insomma, è nato questo, diciamo, se si può dire, questo sodalizio, insomma, insieme, insomma, questo bellissimo connubio. E, insomma, lui venne a fare una delle prime canzoni in questa mia posteggia, disse: Madonna, Angela, fai spettacolare, perché non aggiungiamo un altro strumento, la quale furono le percussioni, e, insomma, tutto qua, insomma, e così via. Insomma, No, poi ma devo si è dire che hai incrementato di fatto un'ottima più scelta, Ti perché ringrazio, la situazione. sono stato Sono bravo a molto scegliere. molto belle le due voci. Sì, mi dispiace insomma di aver fatto tante chiacchiere perché Ma in un solo vai, no. minuto avrei voluto dire tante cose, perché poi Certo. in questo percorso sono state veramente delle cose molto molto carine che abbiamo fatto. Belle, E spero che ne allora, facciamo ancora. A il luogo di partenza proprio è stato Cicciano. Cicciano, Cicciano, lei è partito tutto. sì. Poi dopo ci siamo spostati verso Mugnano e a Mugnano nacque il nome di Paria. Ecco, allora ci Ecco, arriviamo, arriviamo. ok. Soffermiamoci sul nome Iparia, che questo termine deriva dal verbo napoletano che indica l'agire con spensieratezza. perfetto. Vorrei sapere perché avete voluto utilizzare questo termine come nome della band. Allora, c'è da dire una cosa, che l'inizio di questo nome è stato casuale, Sì. mentre invece dopo si è rivelato proprio azzeccato a quello che facciamo, perché la prima serata che facemmo a Mugnano del Cardinale, mentre facevamo questa serata, la prima proprio, da dove è partito tutto, mentre stavamo cantando, divertendoci, ognuno il suo brano, si alzò un ragazzo dal pubblico e disse gridando: Wagyu! Ma voi ci siete proprio pariah! Allora, Fu molto io carina quella cosa, sì. cioè, nel senso che Immagino, sì, immagino. e infatti ci fu un silenzio proprio totale, e questo ragazzo si alzò dicendo questa cosa. In quel momento, preciso istante, ci guardammo negli occhi tutti e due. Alla fine della serata, pieni di euforia, nell'uscire fuori cominciamo a parlare e dicevo: Oh, ma perché non ci chiamiamo proprio Oh, pariah? Però pariah. ripeto, all'inizio fu un caso, cioè Sì. lui questo ragazzo ci imbeccò questo nome e l'abbiamo Certo. scelto. Mentre invece dopo dicevo, anche se forse anticipo un po' di tempo, però apro e chiudo questa parentesi, è azzeccato a noi perché poi alla fine
con questa parola si racchiude proprio la storia dei Parià, il cuore dei Parià, che è quello Certo. di divertire e divertire far divertire, soprattutto. divertirsi e far E lo fate divertire. bene perché io ho avuto la possibilità di vedervi Grazie. live. E Anche insomma. perché non sappiamo ancora tuttora, insomma, se questa parola paria, insomma, è un termine proprio prettamente No, napoletano no, oppure no, 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 magari. diciamo che con il tempo si è diffuso un po' in E tutta la vedi, lui è un poco regione. più. Sì, Si è acculturato di più in questa situazione, va no, no, bene. no, vabbè, ma si Oggi è comprende. stato ripreso questo termine, appunto, è ripreso con il suo significato, anche se un tempo veniva anche usato per qualche significato simile. Oggi invece i ragazzi, le persone lo usano proprio per dire divertiamoci e Certo, quindi è molto usato è come molto termine, usato, molto infatti usato. andiamo a pariare, noi stiamo qua pure, in questo momento stiamo pariando Proviamo, proviamo con infatti. Carlino Corselli. Allora, come ho potuto vedere e ascoltare, ma voglio dire come ha potuto ascoltare e vedere migliaia e migliaia di persone attraverso i video che avete pubblicato su YouTube, ma anche appunto attraverso le esibizioni live, Live, che sì. tra l'altro avete fatto anche ad Avellino e provincia, cantate oltre ai vostri singoli, che tra poco insomma ne parleremo, i classici napoletani, ovviamente però reinterpretati in ambito musicale Sì, li da abbiamo voi. praticamente rivisitati. L'unica cosa che ci teniamo, questa cosa Cioè, praticamente la faccio io. rivisitiamo le cover, insomma, così Sì, mettiamo un altro l'unica cosa sì. che c'è da dire, ci teniamo tantissimo noi a questa cosa. Noi teniamo tanto alla tradizione e alla cultura napoletana, Sì. quindi stiamo attenti alla melodia vera e propria, stiamo attenti a non Non toccarla toccarla, minimamente perché è certo. un patrimonio grandissimo Se e non non lo sarebbe di tocchiamo. rispetto nel Ciò che caso di invece fosse. magari tocchiamo e diamo una nostra veste è il vestito delle canzoni. Gli diamo quindi un vestito nostro, tutto nostro. Certo. Infatti, quando la gente sente il brano, magari risente una melodia conosciutissima, però con tutt'altro vestito, e questo abbiamo visto che attira parecchio la persona, perché comunque sente una freschezza di questo patrimonio, Questo capito? potrebbe essere chi ci ascolta, insomma, magari potrebbe essere da presuntuosi, ma non lo è. No, Anche perché esatto. non nel modo più assoluto ci teniamo a sottovalutare questa nostra cultura napoletana. E grazie alla sala, insomma, cerchiamo di sottolinearla quanto No, di più. ma è Grazie giusto che sia alla sua così. interpretazione, perché la sua interpretazione è Vabbè. eccezionale, lo sapete, per chi l'ha vista, anzi vi invito a vederci su Andate, andate su YouTube. YouTube YouTube. Iparia o Facebook Iparia. Oppure scrivete i nomi delle canzoni che sto per Che adesso elencare, perché siamo arrivati al Ah, momento senti, delle come si suol vostre dire, ti canzoni. sei fatto un bel papiello, Esatto. Allora, sì. una delle più popolari è Nui Stam Ca. Prendete nota. Nui Nul Stam stam Ca. ca. Lo abbiamo detto Giusta. tutti e tre. Che praticamente racconta un po' i paria, parlando di ogni membro della band. Anche se le cose poi col tempo sono un po' cambiate, scusami se ti interrompo, sono un po' cambiate in quanto i Parià nacquero in sei e oggi i Parià sono in due, siamo in due. Quindi infatti il testo iniziale della canzone che ho scritto io parlava di tutti e sei, poi Certo. nel corso degli anni, cambiando le cose, siamo Ovviamente è rimasti stata rivisitata rivisitata anche anche quella. E sono rimasti i nomi degli storici che dei siamo, dei pilastri, come ho pilastri, che detto io siamo io e prima. Angelo, Sì. e poi il resto invece raccontiamo come viviamo noi, è autobiografica la canzone, quindi Certo. parliamo di come viviamo l'inizio, il durante e la fine di ogni concerto, o della vita comunque nostra musicale. Certo. Mi riferisco a te, Sal. Nel 2013 esce il tuo singolo dal titolo Si avit va cussì. Ecco, parlami un po', raccontaci soprattutto di Allora, questo singolo. è come per la canzone precedentemente indicata, è sempre un'esigenza che comunque ho di far uscire testi e musiche mie, perché anche se il singolo porta la firma e la voce di Sal, però fa Sì. sempre parte del nostro piccolo patrimonio. Certo. Si avvita così nacque 2 anni prima di questa data che tu hai detto, nacque per un momento in cui sentivo di. Mi sono posto la domanda perché la vita va in questo modo, per quanto è così bella ci sono queste cose che magari possono
imbruttirla. Mi uscì questa cosa e quindi avevo questa esigenza di buttare fuori questo testo e questa musica. Poi le cose, diciamo, a prima botta sono sempre quelle più belle, quelle che raccontano realmente le cose come stanno. È meno di impatto rispetto a Mista Mokka, che è molto più leggera, è molto più frizzante. E infatti tocca parecchio questa cosa. Questa invece è un poco più riflessiva, però ammetto che ci ha dato, perché comunque quando canto, se hai detto così, io esprimo noi, i pariati. Sì. E ci ha dato comunque delle belle soddisfazioni, anche se hai detto così. Ho capito. E ora parliamo un po' con Angelo. Vuoi parlare con me? Io preferisco cantare. Della... vabbè. Ma una cosa, non... canta, tu rispondi cantando. In questo cantando. Momento, insomma, sai, ti ammazzerei proprio. Aiuto! No, e anche perché vicino a delle telecamere non è che sono proprio... Però nella vita poi sono abbastanza spigliato. Dimmi. È vero. Sempre perché ti ho visto, so perfettamente che è così. Vedi, allora... la mia età mi arrosso ancora, vedi? Ancora... Lo sai, mi ricordo una cosa quando venni a vedere un vostro altro, che Sal disse: ho bisogno dell'applauso per presentare una persona molto timida. Me lo ricordo ancora. Pensa un po' tu. Fondamentalmente sono un timido, però. Però poi se lo sentite cantare. Sul palco si trasforma, poi cambia. Bules piglia a mano. Questo è il titolo della tua canzone. E allora a questo punto, per par condicio, ha parlato lui della sua canzone, parlami tu della tua canzone. Va bene. Allora, io dico una cosa che è fondamentale, cioè quando si inizia un brano, oppure magari quando si incomincia a scrivere qualcosa, oppure magari vuoi sviluppare un pensiero, succede questo, che devi avere a che fare con un compositore, con un arrangiatore, qualcuno che ti scrive, tutto quanto. Io perché no approfittare della persona in cui ci lavoro pertanto da ormai sono quasi 10 anni, ed è anche giusto, dice sempre: Salvatore, io sento il bisogno, insomma, di cacciare fuori questo momento, questo mio pensiero. E insomma, questo perché, insomma, quando lui seppe questa cosa, insomma, tutto quanto, io gliela spiegai e tutto quanto, è come se io avessi voluto dare un messaggio a questi giovani, insomma. Sì, perché è molto bella la canzone, io l'ho sentita, carino, molto, insomma, è molto bella, quindi dire la verità. Questo. Io spiegai un po' tutto quanto, non scrissi sulla carta, perché poi lui con la penna è molto più facile. Io, vedi, per quanto sono un timido, poi se mi comincio a parlare non la finisco più. Ok, insomma, questo ci piace. E lui colse il mio pensiero, sì. Proprio me lo fece partorire. Quando poi, insomma, alla fine io ho visto, insomma, in carta, di Madonna mia, che... ha pensato proprio quello che io ma guarda volevo. Forse perché siete ormai entrati così in sintonia che molto probabilmente lui già aveva capito quello che tu... La cosa bella di questo nostro viaggio, che dura quasi, sono quasi 10 anni che dura questo viaggio, sai qual è? Per questo poi lui mi imbeccò con dei pensieri. Mi è stato facile, perché sai quante volte dopo un concerto, tornando da Potenza o da Avellino o da dove siamo stati, in Calabria, nel ritornare comunque si parla e si dicono tante cose, c'è il cuore. Poi tra l'altro, dopo un concerto, la cosa bella, e penso che questo parlo a nome di tutti gli artisti, anche perché devi sapere, scusa se ti interrompo, quando stiamo in macchina e tutto quanto, io sono la persona, insomma, che riesco anche ad aprirmi quando mi danno la possibilità di poter parlare. Il cuore si apre. Quindi un po' del... non solo lavorativo, insomma, però molte volte ci diciamo anche delle cose molto personali che sono fondamentali. Quindi diciamo che questo sodalizio è bello anche per questo, perché ci capiamo e poi c'è una bella intesa. Forse perché da tra voi due è nata anche una bella amicizia. Certo. Che vi permette di parlare essere quanto più rilassato possibile. E questa è una cosa bella, oggi soprattutto con tutte queste cose brutte che si sentono, noi siamo fieri di dire che c'è un'amicizia che è nata nel 2007, va avanti. Sono quelle più belle, perché sono quelle che durano davvero. Infatti, quindi è reale, per questo dura. Sì. Cioè questa è la situazione positiva, non è che ci sia anche la domanda negativa. No, non ti preoccupare. Allora... un'altra canzone che io amo davvero, infatti quando
Sono a casa con le cuffiette, l'ascolto sempre e è cantando. È vero quello che stai dicendo? Ti giuro, okay. Ti giuro, è cantam mo cantam, ah, che è bellissima. Sì, Napoli, bella. La città del sole, che poi è la verità. Certo, sarà certo. Che io adoro Napoli, però è la verità. Ecco, parlatemi un po' di questa canzone, quando è stata scritta, è molto molto bella. Questa è uscita nel 2015, questa canzone in effetti in un primo momento mi fu chiesta non per noi, ma mi fu chiesta per il nostro amico ormai grande, ultimo dei quali, Mario Trevi. Ah, Trevi, sì. Mi fu detto se potevo scrivere una canzone su Napoli per lui. Sì. Nel momento in cui gliel'ho data, io sinceramente mi sono innamorato, non perché l'ho scritta, ce ne siamo innamorati, quindi... Il pensiero è andato verso dentro, cioè no? Ma guarda, è proprio bello. Grazie, grazie. Ha un sound particolare che poi racconta le verità. Napoli, racconta Napoli. Sì. Napoli. E su, penso che è una delle poche, insomma, che racconta... Io spero... Allora, andatela a sentire. E cantammo, cantammo. YouTube impariamo. Molto bella. E ti posso dire anche quali foto ci sono nel video, quindi è sicuro che l'ascolto. È sicuro che l'ascolto. Esempio, il Vesuvio, c'è la visuale di Napoli la sera, Dio, c'è Piazza del Plebiscito, ci sono molte cose. È preparato. Allora, voi pensate che scherzo, no, faccio davvero. Comunque veramente complimenti e molto molto grazie, bello. Grazie. Ultima domanda prima di salutarci. Dove le persone possono seguirvi e allo stesso tempo dove possono ascoltarvi? Parto io? Sì, okay. Allora, il calendario ammettiamo che sta adesso cominciando a prendere forma, però certo. Abbiamo per il momento Vignola il 3 luglio, siamo a Vignola di Roccarainola. Poi abbiamo invece il 6 agosto, no, siamo lontanucci, siamo a Roma. Mamma mia! Siamo a Roma. Non mi ricordo però il posto, però potete vedere sulla pagina Facebook, sì. Perché ecco. Praticamente ci saranno le date con i posti precisi. È una data a cui teniamo tanto, è una data teatrale che è il 7 di maggio. Il 7 di maggio siamo al Teatro Comunale di Saviano. Io di vengo. Saviano. Sei strainvitato, già okay. Sta la sedia alla persona. Perfetto, okay. io vengo. Ci teniamo per il 7 in particolare. Allora, a noi piace dappertutto, siamo felici di cacciar fuori il nostro, quello che abbiamo dentro musicalmente. Però ci teniamo davvero tanto per il 7 maggio perché è un concerto fatto per beneficenza, per i defibrillatori. Il bello della diretta. Quindi ci teniamo perché questa è una causa bella, importante. Quindi... Il fine è bello, importante. Sì. Volete prendere le mani di persone che ne hanno bisogno. E allora è arrivato il momento, come ha detto, di salutarci. Ringrazio Sal e grazie Angelo. Grazie. Ripetiamo, i pilastri portanti dei Paria che sono stati con me. Un saluto va anche alla Gazzetta dell'Irpinia e al bar che ci ha ospitato, Rose Rosse, in via Narumma 14 ad Avellino, che ci ha ospitati. Grazie. Va bene? Grazie, un saluto da Gazzetta dell'Irpinia, da Pierpaolo Callino, in collaborazione di Campania TV Channel. Ciao!